E noi diamo il benvenuto a Laura Carpini, che è capo unità per le politiche e la sicurezza dello spazio cibernetico del Ministero degli Affari Esteri. Benvenuta, benvenuta dottoressa Carpini. Buongiorno, grazie di questo invito. Buongiorno, grazie a lei. Dottoressa, ci spieghi proprio lei per quale motivo la Farnesina ha deciso, di dedicare una struttura proprio alla sicurezza dello spazio cibernetico, che è appunto quella struttura che poi lei dirige. Sì, grazie. La Farnesina, intanto premetto che è dotata di strutture che si occupano anche di proteggere proprio la struttura e le comunicazioni della Farnesina. La struttura che dirigo io nasce proprio dalla presa di coscienza dell'evoluzione e della, in senso proprio globale, della materia, della cyber security, ma anche degli aspetti legati alle politiche, alle regolamentazioni dello spazio cibernetico, che di fatto è diventato un tema di politica estera, perché quando con la creazione dello spazio cibernetico, che è il primo dei domini dove interagisce l'essere umano, interamente creato proprio dall'uomo, si sono create nuove relazioni fra stati, così come gli stati interagiscono nell'aria e hanno definito, per esempio, lo spazio aereo e le loro modalità di interazione. Allo stesso modo, si sono create delle interazioni nell'ambito e quindi delle relazioni fra stati e organizzazioni internazionali che hanno bisogno di essere disciplinate, regolamentate e di trovare terreni di intesa perché gli interessi sono molto diversi e a volte non sempre coincidenti. In questo modo si capisce che l'unità che io dirigo e la sezione appunto che il Ministero ha voluto creare si occupa proprio delle relazioni fra stati nello spazio cibernetico. Che cosa è successo? È successo che tutte le regole finora esistenti, per esempio anche quelle di diritto internazionale, sono state pensate per lo spazio analogico. Quindi la comunità internazionale a un certo punto si è chiesta: ma quelle regole che abbiamo creato nel 45, per esempio, con la Carta delle Nazioni Unite, sono valide anche se un incidente, una controversia scoppia nell'ambito dello spazio digitale fra due stati, anche perché questi confini territoriali e spaziali, che sono di evidente comprensione e constatazione con tutto quello che ne consegue nello spazio analogico, nello spazio cibernetico diventa tutto molto meno comprensibile, rinvenibile, constatabile. Quindi in questo momento quello che la comunità internazionale sta facendo anche in ambito ONU, per esempio, è cercare di ristabilire e confermare che la cornice dei rapporti internazionali e delle regole di diritto internazionale che è stata pensata per lo spazio analogico è anche valida per quello cibernetico. Questo è stato riaffermato da poco in seno al gruppo di lavoro Open-Ended delle Nazioni Unite, della prima commissione che si occupa di sicurezza e disarmo, che ha concluso i propri lavori a marzo, e questo è un risultato importante perché limita l'incertezza del diritto. Immaginiamo che occorra che succeda una controversia di quelle che rientrano nel capitolo sesto della Carta delle Nazioni Unite, dove si dice che gli stati devono cercare una mediazione prima di rivolgersi ad altri organi delle Nazioni Unite. Ecco, la riaffermazione del fatto che la Carta delle Nazioni Unite, per esempio, è applicabile anche allo spazio cibernetico, può significare che se scoppia una controversia fra due stati in questo ambito, potranno rivolgersi alla cornice esistente. Questo è importante perché ristabilisce, diciamo, riconferma una cornice di rapporti esistente. Dottoressa Carpini, le cronache degli ultimi anni ci hanno mostrato come nessun capo di Stato può sentirsi al sicuro. Angela Merkel è stata ascoltata, il suo cellulare fu oggetto di attenzione di hacker di grandi potenze straniere. Se non ricordo male, la stessa cosa è successa anche negli Stati Uniti.
Dunque, anche la diplomazia deve utilizzare degli strumenti che sono oggi, come dire, ciascuno pensa a difendere ovviamente le proprie notizie, cioè le proprie informazioni, e poi però, come diceva lei prima, esiste una regolazione, un regolamento internazionale. Le chiedo, quali sono le strategie, al di là dei regolamenti? Per esempio, restiamo in Unione Europea. Voi siete investiti anche del ruolo di sovrintendere a eventuali competizioni tra stati europei sulle informazioni riservate che ciascuno stato ha? E poi come ci si attrezza rispetto allo spionaggio industriale, che è un elemento importante della sicurezza nazionale? La Francia ha da decenni una istituzione proprio dedicata al controspionaggio aziendale, forse qualcosa abbiamo anche noi, ma non di così delineato e sicuramente non di così tradizionale. Guardi, direi che ci sono due aspetti. Uno riguarda senz'altro la resilienza di un paese, che deve essere costruita sia per contrastare lo spionaggio più o meno invasivo, sia proprio per contrastare anche quegli attacchi di cui parlava prima la professoressa Severino. Per far questo il legislatore ha da poco emanato un decreto importantissimo, che è quello della creazione della nuova agenzia per la cybersicurezza nazionale, che una volta ha già cominciato, è già attiva ed è appunto risponde all'esigenza di creare una struttura in grado di mettere a sistema tutte le risorse e creare la resilienza del paese in modo da garantire un livello di sicurezza che permetta e impedisca appunto a degli attacchi che siano di spionaggio, di hackeraggio, perché l'hackeraggio è una forma di criminalità, lo spionaggio avviene da parte degli stati o da attori che magari vogliono, anche non statali, che vogliono rubare segreti, come lei diceva. Quindi il passo di costituire un'agenzia a livello nazionale che sia appunto dotata di grandi expertise e che metta anche a frutto, a sistema e applichi compiutamente il perimetro, è sicuramente uno di questi passi. Poi però, siccome il problema è globale, come lei ha detto, il nostro ambito principale, il primo a livello internazionale di riferimento, è quello dell'Unione Europea. La cooperazione fra stati è molto importante, e proprio su questi ambiti, per esempio, posso citare quello che si chiama in inglese il Cyber Diplomacy Toolbox, una sorta di cassetta di attrezzi diplomatica, di strumenti di azione, passi o risposte diplomatiche che l'Unione Europea dà nel caso che uno Stato membro o più Stati membri subiscano uno di questi attacchi. Questa cassetta degli attrezzi è stata affiancata poi proprio da un vero regime sanzionatorio, che è stato approvato nel 2019 e che è stato applicato per la prima volta proprio nel 2020. E per citare proprio degli esempi concreti, per esempio, sono stati sanzionati nell'ottobre dell'anno scorso alcuni cittadini russi che sono stati ritenuti responsabili per gli attacchi tedeschi, per gli attacchi contro il Bundestag, che è proprio il caso in cui, a cui faceva riferimento lei. Quindi la diplomazia che risponde, diciamo, in questo modo, ma la diplomazia è ancora di più della risposta a un evento malevolo. La diplomazia lavora anche sulla prevenzione, che è sempre più importante in medicina, no? La prevenzione è meglio della cura. E quindi quello che comprende questa
questa cassetta degli attrezzi diplomatica, sono anche molte misure di stabilizzazione, di cooperazione. E mi lasci qui citare un aspetto molto importante che secondo me è fondamentale perseguire a livello internazionale, quello del cosiddetto capacity building, cioè una sorta di cooperazione per fare in modo che tutti gli stati progressivamente raggiungano lo stesso livello di digitalizzazione e dell'altra faccia di questa medaglia, che è appunto la sicurezza e la resilienza, perché nell'ambito cibernetico sappiamo che se un anello di una catena globalizzata è più debole, sarà più debole tutta la catena. Quindi è importante colmare questo divario, e questo diciamo obiettivo, che sarà certamente di medio-lungo periodo, di portare molti paesi allo stesso livello, viene perseguito sia dall'Unione Europea, ma anche a livello delle Nazioni Unite, ed è appunto un aspetto diplomatico più in senso costruttivo e positivo che non di mera risposta a un evento malevolo. Ci devono essere entrambi, ecco. Dottoressa, lei parlava di anelli deboli. Ora io la domanda che le voglio porre è più di carattere sociale, diciamo. Uno degli effetti che questa pandemia ha avuto e che sta avendo, uno degli effetti potremmo dire positivi, è sicuramente la consapevolezza da parte delle persone, non solo delle opportunità che la rete, che la tecnologia ci dà, l'abbiamo visto, insomma, è stata importantissima da un punto di vista delle relazioni sociali, da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista dell'istruzione, ma anche dei rischi legati a questi mezzi. Secondo lei, la pandemia in qualche modo ha cambiato la percezione collettiva delle persone, tanto degli stati, naturalmente, come lei diceva, quello sicuramente, ma anche delle persone riguardo ai rischi legati alla cyber security? Ma io direi sì, forse non in maniera totale, perché niente è completo mai fino in fondo, però sicuramente il fatto di avere tutti vissuto nella sfera digitale per molti mesi ha veramente molto svegliato molto le coscienze, ma d'altronde ha avuto due effetti, e qui mi ricollego a quello che diceva la professoressa Severino, che bisogna anche guardare l'aspetto positivo, perché sicuramente è aumentata la superficie d'attacco, no? Essendo tutti sempre di più al computer, abbiamo tutti aumentato le possibilità, che la nostra esposizione in questo spazio, ma d'altronde ha anche reso tutti più consapevoli. Penso anche alle famiglie, sinceramente. Io ho una figlia di quasi 13 anni ed è evidente che molto tempo è stato passato online, e questo appunto la porta ad avere un'interazione sociale maggiormente basata sugli strumenti informatici, con tutto quel che ne consegue. È stato molto utile, perché ha consentito durante la pandemia specialmente di continuare una vita sociale, ma al tempo stesso ci ha reso consapevoli anche proprio come genitori, come famiglie, come cittadini, di tutto quello che questo comporta. Ma io vorrei tornare sull'ottimismo, perché comunque è importante, secondo me, affrontare questi temi anche considerando la parte opportunità. Penso alle imprese, possono nascere molte start-up, molte ditte nuove, e la sicurezza cibernetica dovrebbe essere vissuta anche come un elemento di competitività, cioè più le nostre imprese potranno investire, e anche in termini di risorse umane, di pensiero, di strategia, nella sicurezza cibernetica, più saranno competitive sul mercato, perché questo diventa un elemento dirimente. Poi certamente c'è tutto l'aspetto dei diritti dei cittadini sulla sfera online, e anche questo è un tema che è importante, perché pensiamo alla libertà di espressione, ma pensiamo anche alla protezione dei minori, e lì, come diceva la professoressa Severino, noi abbiamo una polizia postale molto, molto efficace, che insomma, però sono tutti temi che dovremo affrontare. L'ultimo che vorrei toccare è l'alfabetizzazione dell'utente medio. Credo che sia migliorata con l'effetto della pandemia, come lei diceva, ma sicuramente bisogna
fare qualche sforzo in più perché tutte le fasce della popolazione anche siano più consapevoli dell'uso, di come usarli questi strumenti e come evitare di cadere in trappole che a volte sono anche molto banali, ma da una violazione di un computer e di un telefono poi possono scaturire delle conseguenze a catena che magari finiscono anche in altri paesi. Lei ci ha dato l'idea di proporre un maestro Manzi della nuova era online, maestro Manzi che nei primi anni 60 contribuì fortemente all'alfabetizzazione, no, Andrea, degli italiani. Ecco, ci vorrebbe una figura di questo tipo oggi. E tutti i temi che lei ha proposto, dottoressa Carpini, noi andremo ad affrontarli da quello che riguarda le famiglie e alle prese con tante preoccupazioni legate al sovrauso spesso dei mezzi digitali a quello delle aziende. E nel salutarla, grazie per essere stata con noi.